appena arrivato un pacco dagli Stati Uniti e adesso lo apriamo insieme. Prova. Io sono Elisa e adesso vi farò vedere il nostro nuovo acquisto. Che bello. Via, una bella custodia. Questo non è niente. Abbiamo deciso di acquistare queste luci della Nanlight per ampliare la nostra attrezzatura. Sono veramente curiosa di vederle. Questo è pezzo forte. Bellissimo. Le istruzioni. Un attacco rapido. Carica batterie. Un'altra alimentazione. Cavetteria varia. Come utilizzarlo? Quindi questo funziona. Questa custodia è molto interessante. È imbottita anche internamente. Ogni sezione è separata, quindi le luci non vanno a sbattere tra di loro durante il trasporto e si è sicuri di non romperle. Abbiamo comprato direttamente queste luci sul sito della B&H Foto e Video. C'era un'offerta che comprendeva due LED a $550, diciamo che con spese di spedizioni e oneri doganali abbiamo speso circa 660 euro. Sono arrivate in una settimana e mezzo, quindi la spedizione è stata veramente veramente rapida. E hanno anche della carica residua, così le possiamo provare subito. L'unica nota negativa che ho è questo, il caricabatterie, che non è dotato di presa italiana, ma io avevo un adattatore che uso durante i miei viaggi, questo che si compra tranquillamente negli aeroporti. Se uno è abituato a viaggiare ce l'ha e con questo funziona benissimo. Questi sono invece i ganci per poterlo attaccare agli stativi. Anche questi sono veramente comodi. Io adesso non l'attacco allo stativo perché non ne ho uno libero a portata di mano, ma ecco. Noi abbiamo deciso di prendere questi LED qua da un metro per non essere vincolati ad oggetti di piccole dimensioni, ma poterli utilizzare anche per set un pochettino più grandi. La cosa fantastica di queste luci è che sono batterie, quindi quando si utilizzano non ci sono cavi che spuntano in giro. È una luce RGB di Immerabile, cambi colore veramente facilmente dalle impostazioni che ci sono su una delle due teste. Ecco, questa è la facilità con cui si cambia colore. Siamo passati dal blu al rosso semplicemente girando una rotellina. Perde la luce così, non siamo al 100% di intensità, ma solo al 64%, quindi è già molto molto potente. Ecco l'interfaccia, qui c'è il menu con delle varie voci che adesso andremo a vedere. La prima, che è CCT, è fondamentalmente la luce bianca. Qui possiamo decidere i Kelvin, quindi abbiamo un range che va dai 2007 fino ai 6500. E l'intensità, la dimerazione, quindi io adesso sono a 100%, 0 è spenta. Poi abbiamo HSI, qui con la prima voce, sempre utilizzando le rotelline che ci sono in cima. Vedete che cambiano i numeri e cambia il colore. Ultimo, Special. Special ha varie modalità preimpostate, quindi per esempio questa è la Cop Car Mode. Poi abbiamo il Flash Timer, anzi svariati Flash Timer. SS Mode, Storm Mode 1, Storm Mode 2. Beh, off, si ritorna praticamente alle impostazioni precedenti.
Il tasto RGB invece serve per far cambiare il colore in modo automatico. Infatti vedete, io non sto più schiacciando niente e lui cambia da solo. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Alla prossima! E che cazzo ci serve la campanellina? Me l'hai detto tu prima! Iscriviti al canale, quindi iscriviti e attivi la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che... Non sapevo quello di... l'uso della campanellina, non l'avevo capito! No, ma non lo mettiamo questo. No.